È stata per noi un'esperienza incredibile, perché anche noi abbiamo avuto l'opportunità di ripercorrere la storia di questo vino fantastico, di questo progetto incredibile che abbiamo fortemente voluto, che vuole esprimere l'identità vera del territorio attraverso il suo vitigno principe. Poi per noi farla con Avi, che è un vino che anche da un punto di vista affettivo ci dà delle emozioni profonde, perché appunto il vino dedicato a Vincenzo, è stato un excursus che comunque non, io direi che non c'è un'annata, tutte le annate hanno emozionato, perché ogni annata ha parlato di sé, ha parlato del Sangiovese e ha parlato anche di tutte le nostre evoluzioni, e quindi è stato un crescendo di tutto ciò. Il tratto comune che accomuna tutte le annate dell'Avi di San Pedregnano è il territorio, interpretato attraverso il suo vitigno più rappresentativo, se vogliamo il più tradizionale, e soprattutto è la storia di un'evoluzione che ha visto gli uomini, il territorio e il vitigno crescere insieme in vista di un obiettivo che era quello dell'alta qualità, che è un obiettivo ormai possiamo dire decisamente raggiunto. Per me è forse una delle prime volte che posso essere fiero e contento di un qualcosa che comunque sia faccio insieme a tutti, però comunque faccio anch'io. E per me è una soddisfazione vedere che un prodotto che è frutto di tutta la nostra fatica riesce a ottenere questi risultati, è importante. La soddisfazione più grande è vedere la gente che oltre a degustare sente come viviamo, come lo produciamo, quello che ci mettiamo noi, che non si tratta poi di solo lavoro ma di passione, di vita. E che restano lì, ti ascoltano, ti restano anche stupiti e sembravano anche contenti di quello che facevamo, quindi è stata una bella impressione. Il vino è un prodotto culturale più che un prodotto naturale, perché naturalmente dall'uva viene fuori un ottimo aceto, non un ottimo vino, e quindi la crescita di un vino è in qualche maniera in sintonia ed è il risultato della crescita degli uomini che sono dietro l'etichetta, dietro la bottiglia di vino. Gli uomini crescono per le proprie esperienze, per i propri errori, e quindi cresce inevitabilmente anche il prodotto della loro fatica. Quindi la comunità di San Patrignano è dietro la crescita del Sangiovese, così come dietro ogni grande vino c'è la crescita del proprio produttore.